e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Giordana e questo è un nuovo video. Come avete visto dal titolo qui sotto e come vi avevo spoilerato già, nello scorso video, anche oggi faremo un video reaction. Lo vedete anche dalla position, che in realtà questo video reaction è stato registrato lo stesso giorno di After 3, ma questo è un dettaglio. A cosa reagiremo oggi? Al trailer di Outer Banks 2, che è in uscita a brevissimo e io non vedo l'ora, non l'ho ancora visto, quindi sorpresa in tutti i sensi, e vediamo un po' cosa ci darà Netflix. Io non vedo l'ora. Outer Banks è una delle serie che mi è piaciuta di più viste nel 2020, quindi sono davvero felice di guardare Outer Banks 2 finalmente. Era finito anche malino, quindi ora vedremo un po' di scoprire come andrà a finire. E nulla, prima di cominciare, come al solito vi ricordo che qui sotto in info box ci sono tutti i link ai miei social, in particolare di seguirmi su Instagram e TikTok, che sono i social che utilizzo di più, dove parlo di libri, film, serie tv, Funko Pop, K-World, mondo coreano e tante altre cose nerd. Vi ricordo inoltre che sempre qui sotto in info box c'è link di affiliazione Amazon, dove se acquisterete da lì io riceverò una piccola percentuale, a voi non sarà aggiunto nessun sovrapprezzo, che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. Detto questo, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. Abbiamo la nostra amata amica cuffiettina qui, cuffiettina lì. Non sono pronta, già vedo una strage, cioè si è aperto, non ho ancora cominciato, però l'immagine del trailer è un nubifragio, che poi del resto Outer Banks è finito con un nubifragio, quindi vediamo. Il mio vecchio mi diceva sempre: è meglio non credere mai di aver toccato il fondo. Fidati, diceva. Puoi sempre andare un po' più giù. Amiga, qual è il problema? Tanto ormai. L'oro della Royal Merchant è qui. 500 miliardi. John B, siamo dei latitanti in un paese straniero. Promettimi che non farai niente di stupido. Beh, Sarah Cameron, io faccio sempre cose stupide senza rendermene conto. Tieniti forte, ok? Madonna, ancora il film è più male di più, Gesù mio! Nome. Questa storia non può finire qui. E se credi che esista una sola cosa che non farei per tenerci sempre, allora non hai capito proprio niente. Sarah! Allora in poi sono il capo, guido io. Non so guidare col cambio manuale. Ricevuto. John B non è il solo ad essere stato tradito da Ward. Credo che tu sappia ciò che voglio. Il tesoro appartiene ai Pooks. Dobbiamo trovarlo prima, no? Wuggity Wuggity! Wuggity Wuggity! Questa è una mappa dell'intera isola. John B è tornato. Lo sai, o lui o me. Oh Gesù, ma perché dovete uccidere tutti? Perché qual è il vostro problema in preciso? Ho capito, avete fifa. No, no, sì, no, fa tenerezza. No, no, scusate, dirmelo che siete troppo fifoni per farlo. Non ce la può. Cioè, se il primo era una preparazione a quello che sarebbe venuto dopo, questa seconda stagione sarà, cioè, un'uccisitoria. Si ammazzano tutti tra di loro. Chi si ammazza di qua, chi si ammazza di là. Oh Gesù mio. Vabbè, comunque, io sono scioccobasita. Cioè, va bene, nel senso va bene, però continuo a essere scioccobasita. Oggi è appena 20 luglio, mancano 10 giorni ad Outer Banks 2. Io che faccio questi 10 giorni? Come campo? Che faccio della mia vita? Vabbè, John B e Sara, se li vedete tornare a casa vivi, fatemelo sapere, perché secondo me qua li vedo più morti che vivi. Comunque, vabbè. E nulla, mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto ben fatto. Sarà secondo me una seconda stagione che ci darà molte più soddisfazioni rispetto alla prima, che fondamentalmente è stata un po' statica, ma ci sta perché è stata un'introduzione alla serie. E il vero colpo di Outer Banks è stato alla fine. E niente, adesso speriamo che la seconda stagione sia top come il trailer ci mostra. Perché può darsi, anche capita, che a volte i trailer sembrano wow e poi invece la stagione non è così al top come ci si aspetta. E niente, attenderemo con ansia.
molta, molta ansia. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere un pollicione in su se così è stato. Commentate qui sotto, fatemi sapere se avete visto la prima stagione di Outer Banks e se vedrete la seconda. Se vedrete la seconda, condividete questo video con tutti i vostri parenti, cugini, amici, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche ai miei nuovi video. E noi ci vediamo con un nuovo video prossima settimana, che vi prometto non sarà più una reaction. Abbiamo finito con le reaction. Ciao.